Messaggeriamo un po', esageriamo un po', messaggeriamo un po', esageriamo un po'. Salve, oggi per la serie Ed io pure, racconti di esperienze di persone che hanno vissuto la conoscenza da Prempalla, è il mio turno. La mia esperienza di come ho conosciuto Pren Ravatta. Era il 1979. Io avevo affittato la vetrinetta pubblicitaria in un cinema di Ravenna, oggi chiuso, si chiamava Embassy, e nel scegliere le sculture da mettere dentro e come allestirla, misi anche la scultura di questo braccio che si fa una puntura, che per renderla più drammatica, in un pezzo di telaiuta sporco che avevo trovato, scrissi con il colore rosso per evocare il sangue la frase «Dio, se ci sei, batti un colpo». E mentre ho scritto questa frase, fra me e me mi dissi «Dio, veramente, al di là di tutto, se ci sei, batti un colpo e io saprò che tu esisti e mi metterò di conseguenza nella condizione giusta per relazionare con te». Non senti nessuna botta, poi dopo, avendo da fare delle cose per allestire questa vetrinetta, non ci pensai più. Dopo qualche giorno, nella via dove avevo lo studio, in Viale Pallavicini, c'è un albergo tuttora che si chiama Albergo Italia, e nelle colonne a fianco l'entrata dell'albergo c'era una frase scritta in carboncino che diceva: chi è Guru Maharaji? Io non ero in grado di leggere bene Maharaji, arrivavo fino a Mara, poi dopo con le Y, eccetera, non sapevo come si pronunciava. Però mi ricordo che mi ero fermato a leggere questa frase e mi dicevo fra me e me: chi è Guru Mara? Ed è strano, perché cioè io, se mi dovevo allora fermare a leggere tutte le scritte che c'erano nei muri, non sarei mai arrivato dove dovevo andare, perché erano scritte ovunque. Però mi trovai fermo a leggere questa frase e poi mi dissi: ma a me cosa me ne frega di chi è Guru Mara? E andai per i fatti miei. Dopo qualche giorno mi ritrovai in un appartamento in quei palazzoni che venivano chiamati grattacieli, nell'appartamento di una persona che aveva già la conoscenza, aveva già ricevuto le tecniche della conoscenza. Andai con degli amici, andiamo da Claudia, che beviamo, parliamo, scherziamo, eccetera. Andai lì. E nella casa di questa Claudia c'erano due gigantografie grandi, una della faccia di lui, di quando aveva 14 anni, più o meno, bello, pacioccone, eccetera, così, e un'altra foto a fianco di lui abbracciato con la moglie di allora, che è quella che era tuttora, però della moglie che aveva sposato da poco, credo. E mi aveva colpito la posa che lui aveva nel tenere abbracciata la moglie, perché lui era così in piedi, no? La moglie gli era seduta qui davanti, lui gli teneva la faccia appoggiata sulla sua testa, lei aveva una faccia di una persona che stava benissimo, era proprio al top dell'esperienza, e quello che mi ha colpito era il suo abbraccio. Non era un abbraccio tipo sei mia, sei un po' prigioniera, cioè sei roba mia. Era un abbraccio aperto, nel senso che a me arrivava questa comunicazione: se vuoi alzarti e andare via, puoi farlo, non sei costretta a stare in questo incontro, no? In questa unione. E comunque, mentre si parlava, si cazzava, intanto guardavo queste foto, e poi a un certo punto dissi: Claudia, ma chi è quello lì? E lei mi disse: lui è il perfetto maestro della conoscenza. Io dissi: che cos'è? È il perfetto maestro della conoscenza. Allora, a parte il fatto che, secondo me, allora, se c'è uno di perfetto qui sono io e non è lui, no?
E iniziò la contestazione della mia testa, la mia mente, no? Che allora non lo sapevo, ma grazie alla pratica della conoscenza e all'esperienza della verità, poi adesso le cose mi sono molto chiare e so com'è il meccanismo interno. La nostra mente, che io confondevo con la parte vera di me, non diffidavo di lei, ero io, i pensieri che facevo pensavo di farli io. In realtà sono tutti meccanismi che lei fa perché ha uno scopo la mente nella vita di un essere umano, ha lo scopo di tenerlo lontano dalla verità, ha lo scopo di non fargli percepire la verità. Ed è una cosa molto difficile perché la verità è l'unica cosa che esiste e non vederla è quasi impossibile, eppure la mente riesce a farlo. In effetti, quando l'essere umano si trova di fronte alla conoscenza della verità che è dentro di lui, la mente si incazza di brutto perché lei sa che è di fronte all'antidoto che gli sbarra il potere di gestire l'essere umano nella maniera che lei vuole, no? Perché lo scopo della mente è quello di appesantirti la vita e secondo me il suo top è che te arrivi a suicidarti, a essere talmente schifato dalla vita, a essere talmente deluso, talmente vuoto, talmente senza senso, che dici che ci sto a fare in questo mondo, mi suicido e me ne vado, no? Questo è il potere della mente, che una volta il Bohr disse, il potere della mente è quasi infinito. Voi non avete neanche una possibilità su miliardi di sconfiggere la mente. La mente si è mangiata tutti gli esseri umani che hanno fatto il loro percorso di vita terrena nel mondo per il tempo che può essere durato, non gliene è scappato nessuno, se li ha mangiati tutti, a parte i maestri della conoscenza e non neanche tutti, qualche seguace, qualche devoto del maestro. Insomma, morale io schizzo, no? Schizzo, però poi non è che mi interessa più di tanto e passa la cosa. Poi succede un giorno che nella bottega, studio, negozio che avevo allora, in via Guacimanni, mentre ero dentro che lavoravo, sentivo delle urla provenire da fuori sul marciapiede. Esco incuriosito e vedo una ragazza che avevo già visto. Conoscevo di vista perché ci incrociavamo nei corridoi dell'Accademia, io ero iscritto a scultura, lei a pittura, però si incrociava e ci si salutava con lo sguardo, non c'era mai rivolti la parola, però la conoscevo. Stava parlando con il mio vicino di negozio, che era un macrobiotico, un certo Sbranco, personaggio famoso perché aveva anche un gruppo musicale. Che di nicchia che era abbastanza seguito allora, no? E lui essendo macrobiotico ce l'aveva a morte con il boss, no? Con Pranavat. Mi ricordo che diceva, sì, il vostro maestro vi piglia per il culo tutti, siete un mucchio di coglioni e invece lui si mangia dei gelati così. Poi si gira, la lascia lì sui due piedi e rientra in negozio, no? E a me aveva colpito la faccia di lei mentre lui gli vomitava addosso tutta la sua mente, tutto il suo livore, tutta la sua merda, no? Lei stava lì come un agnellino, lo guardava e neanche aveva l'espressione di quello che anche se non lo dice pensa che tu sei una testa di capo. Stava lì e mi aveva colpito. Come se ne va a Sbranco, il mio vicino, gli dico ciao, dico ma cosa è successo? E lui dice no, è che io conosco Guru Maharaj, abbiamo una sala a Ravenna, gliene ho parlato un po' e lui si è arrabbiato, dico, e dov'è sta sala? Perché per come aveva reagito lei, invece di prendere, diciamo, la contestazione di Sbranco, come vedi, anch'io sono contro di lui, mi aveva
mi aveva messo come in pausa, tipo, questa persona si è comportata in una maniera strana, capito? Cioè, era rimasta impermeabile alla sua scarica mentale. E allora dissi, vengo anch'io, e cominciai ad andare in sala. Allora c'erano le sale, oggi c'è il web, ci sono, infatti chi volesse, che non sa, approfondire un po' la cosa, se cerca Prayer Rawat sul sito, sul web, trova la maniera di avere le informazioni che gli servono per poter o ricevere la conoscenza o valutare se può essere interessante o lasciar perdere, no? Perché la conoscenza non è per tutti, non è per gli intelligenti, l'intelligenza non c'entra niente, anzi l'intelligenza è una cosa che ti si gioca contro, non è che devi essere idiota, ma l'intelligenza, il nostro cervello è qualcosa che noi sopravvalutiamo troppo, troppo. Abbiamo un cervello qui, un sentire qui, molto più potente della capocetta. La capocetta è quella che ci fa fare quasi sempre le cazzate più grandi. E insomma vado in sala, quando vado in sala c'erano 6-7 persone e io li giudicavo come degli sfigati, dicevo, ma infatti li contestavo sempre, eccetera. Loro mi dicevano, giustamente, ma non devi giudicare noi, perché noi siamo all'inizio della nostra esperienza, tu devi guardare lui, no? E c'era una foto di lui allora 17enne, con i capelli lunghi, eccetera. Io guardando la foto cercavo nello sguardo qualcosa che mi potesse dar ragione al mio sospetto, cioè che tutta la cosa era un fake, era una cosa sopravvalutata, era una fregatura in poche parole, no? Ma non riuscivo a dire sì, loro sono sfigati, sei sfigato anche te. Volevo dirlo, ma mi mancava qualcosa, no? Morale, dopo 15 giorni, lì in sala arriva la notizia, dice, Prayer Rawat fa un programma a Londra, a Lingfield, organizzano un pullman da Venezia che va in Inghilterra e ci sono due posti liberi. Io dico, oh, uno di quei posti lo voglio io, sei sicuro? Guarda che se lo diamo a te, non lo diamo più a nessun altro, devi venire, perché sennò dopo rischi che qualcun altro che voleva venire non può venire perché l'hai preso te, poi dopo magari non vieni. No, no, vengo, vengo. Siccome allora mia sorella era il mio sponsor ufficiale, era quella che mi ha permesso di fare le esperienze, di fare l'artista, lei mi pagava i conti, mi dava tutti i soldi che mi servivano, mi iniziava addirittura, mi aveva comprato macchine sportive, tutto quello che io desideravo in qualche modo, lei era il mio banco e me lo dava proprio volentieri, con il bene che tuttora mi vuole e che anch'io le voglio, no? E naturalmente vado a mia sorella e gli dico, Giulio, mi servono i soldi per andare, costava 200.000 lire. No, non è costato 200.000, mi servivano 200.000 lire tra il pullman, il mantenermi là, eccetera, no? Che il programma era gratuito, penso, per quello che mi ricordo. Vado a messaggio e dico, Giulio, mi servono 200.000 lire. Fa, cosa devi fare? Dico, devo andare in Inghilterra a sentire parlare Guru Maharaj. Ma cosa? No, te lo dico mica. Come non me li dai? Dico, io ho già detto che ci vado, ho prenotato il pullman, ma non mi interessa, non te li do, non te li do. Io dico, cazzo, dico, che figura di merda faccio con questi qua, no? Allora la mattina dopo nello studio, perché dovevo portare i soldi la sera stessa, no? Per il pullman, perché era una cosa che avveniva in quei giorni lì, no? Però mi ricordo che la sera dovevo portare i soldi, la mattina nello studio dico, come faccio? Mi devo sbattere per questa cosa qui e non riuscivo a preoccuparmi, perché tutto quello che facevo era come se qui da una parte, no, è come avvertivo l'immagine, era come se fosse un'immagine di lui ferma lì che mi dava questa tranquillità. Io dicevo, ma non posso starmene qui tranquillo, devo sbattermi, no? Insomma, morale, io avevo fatto un lavoro di una scultura di un Cristo risorto per la chiesa di Marina di Ravenna, che c'è tuttora, se qualcuno va a Marina di Ravenna nella chiesa, quando entra dentro c'è un tabernacolo con un Cristo, con le mani, eccetera, così, e
che ho fatto io. E il prete doveva portarmi i soldi, penso 15 o 20 giorni dopo, no? Erano d'accordo così. Arriva sto prete di fronte al mio negozio, diciamo Don Natale si chiamava, perché adesso è morto. E mi dice: "Guardi, stavo passando di qui, avevo i soldi, mi sono fermato e mi porta 250.000 lire". Io dico: "Ah, che bello, no?". Poi nella stessa mattinata arriva un'altra persona, insomma mi dà altre 150.000 lire e riesco a fare 400.000 lire, no, 450.000 lire, improvvisamente, no? Ogni mattinata. Per cui la sera vado in sala, gli do i soldi, eccetera. E non mi sto a spiegare come mai questa calma improvvisa che mi impediva di andare in giro a chiedere soldi, eccetera. E parto e vado in Inghilterra. Quando arrivo in Inghilterra, arrivo lì, era pieno, allora c'erano molti hippie, era l'inizio della conoscenza. Gli hippie sono state un po' le prime persone che hanno risposto all'offerta della conoscenza che veniva data, come oggi continua a essere data gratuitamente dal boss, no? Poi li guardai e dice: "Madonna, ma che cosa, che sfiga, ma io vado sono venuto, ma come ho buttato via i miei soldi, mi ero già dimenticato, no? Di questa cosa graziosa che era successa, che per la prima volta, senza lo sponsor, sempre apprezzato di mia sorella, che mi era stato negato, è intervenuto affinché io potessi andare a vedere Guru Maharaj". Perché io andavo, perché quando contestavo appunto queste persone che avevano la conoscenza, che venivano chiamate premi, una parola indiana che significa amante, no? Amante della conoscenza, un amante fisico, preso da questa cosa, dimenticandomi della cosa graziosa che era successa, comincio a giudicare, sfigato, sfigato, perché io ero andato per trovare la prova certa che lui era un fake, che tutta questa cosa della conoscenza era una cazzata, no? Per cui dico: "Ah, Madonna, sfigato, sfigato, sfigato". Poi lui uscì fuori perché il programma durò, mi sembra, 3 o 4 giorni. E mi ricordo la prima volta che lo vidi, lui era vestito in giacca e cravatta, vestito occidentale, giacca, pantaloni grigi, aveva i capelli un po' lunghi, venne fuori, fece un discorso, mi ricordo tantissime cose. Il discorso che fece, gli esempi che faceva, che adesso non sto a dire perché appunto è un altro, però una cosa importante che successe, di cui ne ebbi consapevolezza molto tempo dopo, ma però il mio essere l'aveva registrata, era questa: mi sentivo come quando da bambino sapevo che c'era mio babbo, il genitore, quello che si preoccupava delle cose importanti, e io dovevo semplicemente giocare, no? La protezione del genitore mi faceva stare bene, tranquillo, protetto, no? La stessa sensazione mi arrivava da lui. Mi ricordo che guardavo le spalle, mi veniva fuori questa sensazione, che, ripeto, ne ebbi consapevolezza molto tempo dopo, perché in quel momento era la mente che stava lì a controllare, no? A trovare il momento handicap che avrebbe stabilito che avevo ragione io, contestando, cercando di contestarlo, no? Morale, mi ritrovo in quel programma lì a fare la fila per andare in bagno, perché c'era gente ovunque, i bagni erano quelli che erano, per cui c'era da fare la fila. Mentre ero in fila, che aspettavo il mio turno che si liberasse un bagno, mi trema un muscolo. Mi trema un muscolo e mi dico: "Eh", perché tutti mi dicevano: "Guarda, lui è il perfetto maestro, ha un potere che non si spiega mentalmente, però fa delle cose che, insomma, lui è il potere che può fare tutto", no? Allora io mi dicevo: "Ok, se tu sei veramente quel potere che queste persone dicono che tu sei,
Fammelo capire, fammi tremare un muscolo, dammi una risposta chiara, fammi tremare un muscolo, quello che vuoi tu, e io lo prenderò come una risposta affermativa, positiva. Ascoltai se il mio corpo avesse qualche muscolo che tremava, ma non mi tremò niente. La fila andò avanti, andai in bagno, uscendo dal bagno incontro uno di questi ragazzi che erano in sala, no? Parlo con lui, ci sediamo su una panchina sotto un albero, lui mi dice qualcosa, parliamo un po' del più del meno, non mi ricordo neanche di cosa parliamo. Alla fine del nostro parlottare io faccio così, allargo le braccia su questa panchina e alzo la testa e vedo la chioma di questo albero e ho come, non so come dire, però vedevo questa chioma come questa cosa, diciamo rotonda come se fosse stata la terra, e le foglie erano gli abitanti della terra, che se le andavo a misurare erano diverse l'una dall'altra, ma viste dal mio punto di vista erano tutte quante uguali, no? Faccio questa constatazione, tiro giù lo sguardo e lì mi parte un'esperienza di un amore, di tutte le persone che prima quando le vedevo le giudicavo sfigate, no? Le vedevo tutte belle, tutte in armonia, non c'era nulla che non andava bene, c'era bellezza ovunque io guardassi. E mi ricordo che nello sbattere le palpebre, no? Quanto tempo ci vuole sbattere le palpebre? Poco, no? Quando sentivo che partiva il movimento della palpebra che si doveva chiudere per riaprire, non vedevo l'ora questa cosa avvenisse per poter riaprire gli occhi e rivedere tutta questa bellezza che era lì di fronte a me. E questo amore, questa pace, perché noi abbiamo bisogno sempre di dare, appiccicare un'etichetta alle cose, però io mi sentivo come non mi ero mai sentito nella mia vita, completo, bello. Il tempo era, infatti era un viaggio lunghissimo questa palpebra che si chiudeva e si riapriva, dicevo, Dio, ma non vedo l'ora che si riapra per poter rivedere questa bellezza, no? Questa esperienza mi durò 12 ore buone, perché quella era l'ultima giornata, dopo il discorso che Premrevat fece. Si salì sul pullman e si partì per il viaggio di ritorno. Mi ricordo che il viaggio di ritorno c'era questo tramonto. Passavo vicino alla bidonville, anche lì bellezza ovunque. Ovunque guardavo c'era bellezza. E questa esperienza mi rispose in una maniera molto più chiara, molto più profonda, molto più esaustiva di un muscoletto che a me sarebbe bastata come risposta. Per cui da lì deposi le armi di contestazione, capii che non era un bluff e da lì in poi cominciai a chiedere di ricevere tecniche della conoscenza che mi furono rivelate il 4 febbraio del 1980 e che da allora pratico praticamente tutti i giorni. Mi è capitato solo una volta di non praticare per 6 giorni, per delle ragioni stupide. E mi ricordo il nervosismo, lo stress che avevo dopo una settimana, grazie a Dio ho potuto ritornare in quel posto che è al riparo da qualsiasi furto, da qualsiasi distrazione che è dentro di me e assaporare questa grandissima fortuna. Sentire il gusto pieno della vita, vivere veramente il senso della parola successo. Io sono una persona di successo, non grazie alla mia intelligenza, perché la mia intelligenza mi aveva detto tutt'altro, mi aveva indicato tutt'altra strada, ma c'è stata una gentilezza, una grazia da parte sua che
è quella che mi permette di dire sono una persona di successo, grazie a lui. In piccolissima parte, grazie a me perché ho accettato il suo regalo. Dico questa cosa e poi chiudo. Una volta lui disse, sono tre i momenti importanti, veramente importanti, nella vita di una persona. La prima cosa, il primo punto, è domandarsi cosa ci fai qui in questo mondo. Quando ti fai questa domanda, hai acceso il primo punto. Il secondo punto è avere la informazione, la risposta di che cosa sei venuto a fare in questo mondo. E il terzo punto è accettarla, quella risposta. Farne esperienza, che diventi carne, che diventi nutrimento, che diventi energia, che diventa compagnia, sempre fresca, che non scade mai. E io questi tre punti li ho azzeccati tutti e tre. L'ho accettata. Dopo la contestazione iniziale l'ho accettata e sono ancora qui che mi bevo della conoscenza di me stesso. Perché non c'è conoscenza migliore per ogni essere umano che la compagnia che si ha di se stessi. Perché la parte vera di noi è la parte divina. È la parte che non è mai stata creata, che è sempre esistita e che adesso ha la possibilità di fare un'esperienza finita, che ha avuto un inizio, ha un'evoluzione e avrà una fine. La mia esperienza in questo modo è iniziata il 15 marzo del 1954 e non so quando finirà. Ho già un'età dove si può morire, ho tanta conoscenza di persone più giovani di me sono già morte, anche con la conoscenza, anche più giovani di me che sono già morte, hanno già finito il loro percorso. Io sono ancora qui e per tutto il tempo che avrò il mio piacere supremo è parlare di questa esperienza. Non c'è cosa migliore, non posso investire la mia vita in un modo migliore. Grazie al maestro, che adesso qui io per il mio diletto personale ho messo in scultura, ma che fa la differenza è che lui sia qui, vivo, presente, in carne e ossa. Dove non gli puoi far mettere in bocca parole che lui non ha mai detto, come hanno fatto con maestri del passato, come Buddha, Gesù, Maometto, Zarathustra, e ce ne sono talmente tanti che... Una volta lui disse, il maestro della conoscenza era su questa terra quando ancora l'essere umano non c'era. E siccome io lo conosco molto bene, lui di cazzate, di stronzate, non ne dice, per cui se l'ha detto, c'è un suo perché. Per cui io sono molto contento di averlo conosciuto e sono molto contento di parlare di questa esperienza. Con questo concludo il mio Dio pure e mi auguro che altre persone che hanno vissuto la conoscenza sentino il piacere e la voglia di raccontare la loro esperienza, perché farà sicuramente bene a loro, perché gli ricorderà l'inizio, la grazia che c'era, quante cose sono successe affinché loro potessero essere messi nella condizione di praticare la conoscenza, e potrebbe fare bene anche ad altre persone che ancora non l'hanno ricevuta, ma hanno quella sete che matura al punto giusto per poter ricevere l'informazione che ti dà il gusto pieno della vita, ti completa. Vai via da questo mondo come persona di successo. Hai trovato la cosa importante. Non sono gli Oscar, non sono i soldi, non sono le conquiste, non sono i palazzi, non sono, come dire, gli aggettivi, cavaliere, onorevole, ci diamo fra di noi, ma è trovare quella compagnia impagabile che io tutti i giorni, tutte le mattine, frequento, vado, ne ho bisogno, mi piace, è bellissimo. Vi saluto e vi ringrazio e vi do un bacio. Ad onore.